Sul tavolo ci sono contratti di lavoro a tempo indeterminato, ma quel posto fa gola a pochi. Continua la carenza di personale al pronto soccorso di Rimini, un fenomeno in realtà comune a livello nazionale dopo gli anni del Covid che hanno segnato duramente chi lavora in prima linea nella sanità pubblica. L'accresciuto carico di lavoro è stato accompagnato dall'aumento di atteggiamenti aggressivi da parte dell'utenza. A seguito di un concorso sarebbero dovuti entrare in servizio 8 nuovi medici tra Rimini e Riccione, ma 3 hanno rinunciato. Sono 5 che sono stati collocati tra Rimini e Riccione, non hanno risolto ovviamente il problema, sarebbe veramente folle sostenere una cosa del genere. All'appello ora mancano 35 medici di pronto soccorso. Continuo nella mia solitaria e diciamo poco seguita strada di richiamare delle misure straordinarie. Il direttore generale sottolinea che il problema non è la mancanza di laureati in medicina, ma di specialisti. Se quella dello specialista è la strada maestra, quando io sono anche nell'economia domestica, quando la strada maestra non può essere perseguita, abbiamo un obbligo morale, deontologico, di seguire quella che minimizza le conseguenze negative.